siamo dentro la low low, come avete visto. Infatti, come potete vedere, saltello. Sto andando a recuperare il cuscinetto con il carrello, perché stanotte partiamo direzione Peschiera del Garda per il Zoya e vi porto con me. Ok, dopo una sudata immensa ho finito a caricarla. La macchina è finalmente sul carrello. Ora vado a casa, preparo tutto, ceno e questa notte partiamo. La bimba oggi fa la nanna all'aria aperta. A few moments later. Sono circa le 2:30 del mattino. La signorina è qui bella pronta che mi aspetta da ieri. Siamo pronti a partire in direzione Peschiera. Andiamo. Ok, siamo fermati, prima tappa, facciamo rifornimento. Io vado una lavatina, infatti è ancora tutta bagnata. La lavo prima di partire, perché inserire banconote o carte. Dai, zitto. Sempre leggerini, perché consumiamo sempre poco, eh. Ecco, si è fermata. 100 euro, ma mica è piena. Figurate. Oh, sono appena uscito dall'autostrada. Sono in un paesino. Sono fermo un semaforo. Condizioni. So completamente demolito. È stato un viaggio interminabile. Non ho ripreso mentre viaggiavo, ma è stato un viaggio veramente, veramente interminabile. Un sonno incredibile, traffico. Mamma mia. So veramente a pezzi. Ok, siamo arrivati. Già dei ragazzi là. Silvia è sul carrello. Ora aspettiamo Felgen Factory e vediamo dove scaricare, lasciare il carrello e quant'altro. Ok, ho sudato tipo, non lo so, tipo anche il battesimo praticamente. Ma l'abbiamo scaricata finalmente. E ora entriamo al Zoya. Siamo arrivati, la macchina l'abbiamo scaricata, pulita, lucida tutta. Poi più tardi faccio vedere qualche altro mezzo, faccio vedere lo stand di cui sono ospite oggi. Quello che ha creato i miei cerchi così tanto larghi. Thank you.
con Simone qui dietro come scenografia, perché si vergogna. In piscina, perché ovviamente abbiamo sfanculato l'evento e ho messo a mollo. Che ne dici? Sta veramente bene. Poi magari più tardi facciamo vedere un po' le macchine, qualcosa, ma non lo so. Ma non lo so, perché in piscina sta veramente bene. Ok, siamo arrivati al raduno. Basta piscina per oggi. Ora facciamo un bel giretto, vediamo un po' le macchine, incontriamo pure la Silvia, in condizioni sta. Facciamo un po' di occhiali tattici. Sì. Sento un piano. Sono di bell'after, così. Project, I'm a psychopath.
vloggato il mattino, il sveglio, la colazione e quant'altro, perché era pezzi la serata. Siamo degnati di venire qua all'evento, ma abbiamo appena scoperto che tutti se ne stanno andando, quindi probabilmente mo carichiamo e andiamo, anche perché la serata è stata parecchio impegnativa e io sono tipo ancora tutto completamente ustionato, quindi boh. Vediamo quello che c'è rimasto, vediamo la situa, poi valutiamo. Probabilmente carico la macchina e pranzo, poi direzione casa immediato. L'evento è finito, quindi ora a due ragazzi, loro anche là, andiamo a pranzo, mangiamo un boccone tutti insieme e poi si parte verso casa. Questo soga oggi al termine per il momento, ma il disagio ancora no, quello ancora lo lasciamo per un po'. Vedo veramente poco e adesso ripartiamo appunto verso casa e poi mangiamo sulla società. Il viaggio è quasi terminato, quasi, eh. Eccoci qua, la Silvietta è in garage, sono appena arrivato a casa, sono tornato dopo questo viaggio, questo weekend devastante. E ora ci aspetta la prossima avventura. Però prima vorrei un attimo spendere due parole. Allora, come avete visto, sabato sera noi eravamo a cena, poi siamo stati a far festa e quant'altro. Sicuramente avrete visto nelle storie tutto il delirio che è successo in giro per Peschiera e zone limitrofe, dove c'erano quelli che sgommavano, quelli con le moto, quelli che facevano burnout, quelli bang, tutto il macello che c'è stato. Allora, è una merda tutto ciò, raga, non fomentate tutta quella roba là, non la fomentate, non la sostenete, perché è una merda, è tutto ciò che rovina gli eventi che piacciono a noi, è la rovina di questo mondo. Quindi non ci siamo nemmeno andati, noi siamo andati a far festa per cavoli nostri in discoteca e quant'altro proprio per questo motivo, perché tutto ciò è una rovina, raga, è una rovina. Far burnout, fatto quel macello lì, poi gli organizzatori trovano l'impossibilità di organizzare eventi come questo, il Soga o vari altri eventi, proprio perché sta gente fa l'asino per strada. E a cosa serve? Quindi ecco, ci tenevo appunto a dire questo, perché sicuramente già immagino le domande: ah, ma c'era tutto quel macello, come mai non c'eri? Perché non l'hai fatto vedere? Perché non stavi lì, no? Uno, questa non è una bang car, quindi è una macchina da poser, sta là, una macchina drift, può andare in pista, quel cazzo che volete, ma non fa quelle troiate là. Uno, due, non condivido e non supporto tutta quella roba là, quindi proprio io sto molto ben lontano. E raga, datemi retta, non la fomentate sta roba, non la fomentate, perché è scenico tutto quello che volete, ma non è giusto, anzi è la rovina di questo mondo, raga. E se arriveremo in un momento dove i raduni spariranno e non si potrà organizzare più niente, e soprattutto le forze dell'ordine ci odia, è per questo motivo,
Perché raga, ricordatevi che le forze dell'ordine odiano noi con le macchine modificate per questo motivo. Perché facciamo gli imbecilli per strada. Quindi raga, detto ciò, grazie a tutti per la visione, grazie a tutti per il supporto come sempre. Chiedo scusa se sono stato un po' inattivo nell'ultimo periodo, ma purtroppo sto lavorando alcuni contenuti. Qua sotto come sempre trovate tutti i link di tutto. Raga, ci vediamo al prossimo video.